Il sindaco Mauro Armelao, alla fine di marzo dello scorso anno, aveva imposto con un'ordinanza di ripulire da sterpi e rovi erbacce i proprietari di terreni privati sia in ambito urbano che extraurbano nel territorio comunale, sia per un problema di decoro urbano che per l'effettivo rischio di incendio. Nel caso l'ordinanza non fosse stata rispettata, sarebbe stato compito del dirigente comunale emettere a sua volta un'ordinanza con cui adottare le misure necessarie per eliminare il problema, a spese di chi non avesse provveduto a farlo in autonomia. Sono 17 i proprietari di terreni ai quali è stato ordinato il taglio della vegetazione e la pulizia dell'area e dovranno farlo entro una decina di giorni, comunicandolo al comune o con PEC o con mail. Il controllo dell'effettiva pulizia spetterà quindi alla polizia municipale. Nel caso in cui i proprietari di terreni lasciati in balia della vegetazione scelgano di non ripulire, ad essi verranno anche addebitate integralmente le spese sostenute dall'amministrazione per eseguire i lavori in loro vece. Risale al maggio del 2019 l'ordinanza emessa dal comando di polizia locale con cui si vietava il transito di qualsiasi mezzo sul ponte delle Trezze a Valle di Chioggia, ponte che unisce la strada provinciale 9 Arzerone alla via dei 16 Laghi. Questo in quanto, a seguito di un sopralluogo, il ponte presentava criticità che ne pregiudicavano la stabilità, nello specifico un allargamento dello spazio soggiunto che unisce il ponte alla rampa posta nord. A seguito si è resa necessaria la stesura di un progetto per la messa in sicurezza delle infrastrutture, in modo da poter ripristinare la viabilità e preservare la pubblica incolumità. L'incarico dello studio di un progetto è stato affidato all'ingegner Convento e l'intervento, rinforzo strutturale del Ponte delle Trezze, è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche con una spesa preventivata di 924.509,80 euro. Il ponte è composto da un'unica travata poggiante su due pile nell'alveo e relative spalle, in calcestruzzo armato a una lunghezza di 22 metri. Le criticità riguardano, oltre al cedimento della spalla nord-est che provoca il mancato appoggio della struttura, anche fessurazioni alla base dei pilastri lungo tutto l'impalcato, oltre a un precario stato di manutenzione dei pali infissi nel terreno. Nell'intervento verranno aggiunti altri pali in cemento a sostegno e sempre a sostegno nuovi getti in cemento armato. Saranno rifatte completamente le spalle del ponte, posizionati ulteriori punti luce, sarà rifatta la pavimentazione e sostituiti i parapetti. Inoltre saranno ridefiniti i profili delle strade con opere di consolidamento degli argini e opere a difesa del suolo. Insomma, un lavorone. Nell'ambito del Fondo Sport e Periferie 2022 è stata prevista l'ammissibilità al bando dei progetti atti a realizzare o rigenerare impianti sportivi per dare modo di svolgere attività sportiva anche nelle periferie. Bando con scadenza lo scorso 14 ottobre. Rientrano nel bando anche le opere di completamento e di adeguamento degli impianti preesistenti, sempre in vista di attività agonistica. Al bando hanno potuto partecipare le città con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti e Chioggia è in possesso di tale requisito. Il finanziamento complessivo previsto è pari a 50 milioni di euro, eventualmente integrabili con altre risorse, e per ciascun progetto valutabile in base ad alcuni parametri ben specifici. Alla spesa dovrà contribuire l'ente, il Comune di Chioggia, per il 15% minimo della spesa complessiva e nell'impianto dovranno potersi praticare almeno due discipline sportive. Il Comune di Chioggia ha fatto richiesta per il progetto, già predisposto e approvato, di riqualifica e miglioramento della struttura sportiva campi da tennis Casa Libera, anche in quanto soddisfa tutte le condizioni enunciate dal bando. L'importo dell'intervento è di 950.000 euro e sarà quindi finanziato per 800.000 euro dal bando pubblico Fondo Sport e Periferie 2022 e per 150.000 euro, il 15,79%, dall'ente, con fondi che saranno stanziati con provvedimenti successivi. L'opera sarà inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024.
Poco dopo le 5 di ieri, lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Preganzuole e Martellago, direzione Milano, per l'incendio di un camion bisarca carico di 8 autovetture, andate bruciate con il mezzo, miracolosamente illeso l'autista. I vigili del fuoco sono arrivati da Mestre e Treviso con 2 autopompe, 2 autobotti e 14 operatori e hanno spento con la schiuma a rogo che ha bruciato la bisarca con le auto. Durante le operazioni di spegnimento, il traffico è rimasto bloccato in direzione ovest. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici e dei vigili del fuoco. Sul posto la Polstrada e il personale autostradale di CAV, Concessioni Autostradali Venete. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo sono terminate circa alle 8. Allora, siamo passati qua in Piazza Europa e abbiamo avuto la bella sorpresa di vedere qua il Budapest Café. Qua c'è l'Adolfo, rinnovato con veramente dei colori particolari, no? Ma c'è qualche coincidenza con il governo Meloni per caso? No, non lo potevamo sapere, il progetto è di un anno e mezzo fa, ancora durante il periodo Covid, però poi... Via rosso e via verde, cioè, arriva il è una green. Coincidenza un po' sì, siamo sospetta. Ecosostenibili adesso. No. No, comunque a parte le battute, complimenti, bello, insomma che grazie. In questo grazie. Periodo non simpaticissimo... No, abbiamo deciso di dare un tocco nuovo anche perché effettivamente partiamo con le colazioni del mattino, gli aperitivi a pranzo, pomeriggio, sempre colazioni, aperitivi, il bar è aperto tutto l'anno, sempre, solita modalità. Speriamo che non hai ancora i vari rodimenti che ci sono stati, ma la sorvoliamo, non parliamo neanche. Sorvoliamo, non ne parliamo, insomma... Locale nuovo, vita nuova. Beh. Vi aspettiamo per gustare la nostra nuova cicchetteria, gli stuzzichini con gli aperitivi, agli orari degli aperitivi. In bocca al lupo. In bocca al lupo a me e a tutti i colleghi che stanno certo. Subendo un po' la crisi. Sì, infatti. Però vedo che momento. Per fortuna, malgrado tanti stanno continuando a investire, veramente no, abbiamo dei concittadini le proprio buone bravi. Le buone giornate aiutano, c'è, soprattutto c'è. In questo periodo le buone giornate ci aiutano perché Chioggia è ancora piena di turismo, Chioggia è ancora piena di gente, manca un po' il pubblico locale che... I soldi speriamo dicono, bene, dai. Dicono che sono pochi. No, dicono, non so, sono pochi. Va bene. Ok, grazie Adolfo. Grazie a voi. Allora, siamo alla CAM, c'è un'offerta eccezionale, ci sono questi gamberoni argentini o atlantici che vengono 11 euro al chilo, praticamente la scatola è di 2 kg 22 euro. L'offerta vale fino al 31 dicembre. Tra l'altro chi lo compra non è che deve sfoggiarli tutti, ne può prendere anche una alla volta, sono bellissimi. Sono selvatici, quindi non è che sono allevati, che ci siano cose strane, antibiotici o del genere. Quindi è un prodotto ottimo, pieno di proteine, salubre e anche a un prezzo eccezionale, perché a questo prezzo non credo che lo trovate da altre parti. I consiglieri regionali dell'opposizione hanno presentato in Consiglio regionale una mozione per impegnare la Giunta a garantire sul piano regionale a tutti coloro che avanzano richiesta di fine vita un percorso oggettivo, rapido, scevro da qualunque tipo di condizionamento esterno. Secondo l'opposizione va ben definito in questo caso il ruolo della politica, che dovrebbe essere quello di garantire libertà di scelta senza intervenire in merito, in modo da non condizionare la libera scelta delle persone. La mozione riprende il concetto espresso nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, proprio per dimostrare che il tema non ha carattere politico, ma riguarda la sfera personale di ciascuno. Deve garantire la libertà rispettando la sofferenza e la scelta di chi soffre.
Prima firmataria della mozione è stata Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle, la quale ha dichiarato: speriamo che in questa materia il nuovo governo ascolti le parole di Zaia e del Veneto.